tutte. Oggi in questo video condividerò con voi i miei preferiti del 2019. Questi sono i prodotti che nella mia testa sono rimasti comunque i preferiti anche nel 2019. Non sono solo cose che ho acquistato quest'anno e alcuni sono prodotti che ho utilizzato di più durante quest'anno. Verso la fine dell'anno ho ricevuto molte più cosine nuove da provare, verso fine novembre-dicembre, perché c'è il mio compleanno e c'è Natale. Però non ho incluso quei prodotti lì perché un mese o due di utilizzo non mi sembrano abbastanza per considerarli i migliori dell'anno. Quindi, se sentite un rumore è perché stanno facendo dei lavori nel condominio e quindi non ci posso fare nulla. Se sentite qualche rumore di sottofondo. Allora, partiamo con la skincare. Per quanto riguarda la mia skincare, mi piace un sacco questo cleansing oil che è della Wamisha, che è una marca coreana, e questo è fantastico. Lo potete utilizzare per fare la doppia detersione, ne basta una sola spruzzatina, oppure potete utilizzarlo per togliere tutto il make-up e toglie tutto, qualsiasi cosa. E lo utilizzo di solito due o tre volte per togliere tutto il make-up ed è comodissimo da utilizzare in doccia. Non fatevi spaventare dal fatto che è un olio perché si risciacqua e diventa quasi un po' tipo lattiginoso. Non è proprio un olio classico. Quindi mi è piaciuto un sacco. Poi abbiamo la Beauty Water di Sun & Park, anche questa coreana. Molto molto buona, sento sicuramente la differenza quando non la uso perché all'interno ha degli anfidrossi acidi che aiutano a tenere sfogliata la pelle. Poi ho lo scrub di Fresh, questo è il Soy Face Exfoliant, anche questo ne basta pochissimo, dura tanto e non credo ci sia in Italia purtroppo ancora e funziona molto molto bene. Un altro che voglio menzionare, ma che non ho perché non ce l'ho più qui, l'ho finito da tempo, è quello di Skin Food ed è lo scrub allo zucchero. Quello è un pochino diverso perché lo dovete lasciare in posa, ma anche quello contiene anfidrossi acidi, quindi vi fa una bellissima pelle. Questa la cosa, diciamo, più comoda è che lo potete applicare direttamente in doccia, massaggiate per 30 secondi e sciacquate. Per le cose che non ho qui in mio possesso al momento, cercherò di mettervi una foto così capite di cosa sto parlando. Poi, per quanto riguarda le maschere, le mie preferite di quest'anno sono state le sheet mask, quelle al carbone attivo. Queste sono le mie preferite. Io avendo una pelle mista oleosa, preferisco queste a quelle idratanti. Eh sì, sono molto buone, non necessariamente di questa marca che per voi è introvabile, è tedesca questa, ma le fanno. Ho provato anche quella di Primark che è molto carina, ma le fanno tantissime marche. Poi, per quanto riguarda la crema viso, la mia preferita è quella di Glow Recipe ed è la Watermelon Glow Pink Juice. E questa è una crema molto molto leggera ma idratante, mi è piaciuta tanto. E aggiungo quest'anno anche una protezione solare e mi piace quella di Innisfree, la Tone Up No Sebum, e è una protezione 50 e questa ha di buono che intanto è quasi una BB cream perché qualcosina copre, vi dà un incarnato più uniforme e appunto è opacizzante che per me è molto bene perché solitamente le protezioni solari sono molto pesanti e appiccicose. Poi vi sono scritte qui delle altre cose. Delle altre cose che non ho qui, ma volevo parlarvene. Ho dimenticato solo il siero di Drunk Elephant, il Si Firma, che è il siero alla vitamina C. Poi, per quanto riguarda il corpo, ho solo due preferiti. Uno è il Frank Body Scrub al caffè, che
Mi è piaciuto tantissimo, non ce l'ho più, vi metto la foto. Mi è piaciuto veramente tanto. Ho provato quest'anno anche quello di Sol de Janeiro. Sol de Janeiro fa un baffo a Frank Body. Quindi adesso ne sto provando un altro ancora, ma quando avrò finito questo voglio provare un altro di quel marchio. E quello caffè era buonissimo, però vorrei provare. So che hanno anche qualcosa tipo tutto glitterato, non lo so, Marcus mi odierà perché dopo avrà tutti i brillantini anche lui quando si andrà a fare la doccia. E un altro prodotto corpo, chiamiamolo, è questo profumo di Bath & Body Works, è il Gingham. E questo lo vedete praticamente pieno, ma c'era una promozione e tipo c'era questo in sconto, in più ti davano un piccolino da viaggio con lo spruzzino. E quello l'ho finito e intanto è buonissimo. Quello era molto comodo da portare, l'avevo sulla pochettina per l'aereo, intanto me lo spruzzavo perché, ragazzi, venire fino a qua è lunga. È lunga venire fino in Corea e il volo è lunghissimo e quindi avete bisogno un po' di tirarvi su. Questo qui ha una profumazione, direi, estiva. Ha una profumazione estiva, un pochino dolce e un po' limonosa. E mi è piaciuto veramente tanto. Adesso che l'ho spruzzato, mi è venuto in mente quando mi sono ricordata di quando siamo andati a vedere la partita di baseball. Mi ricordo, forse me l'ero anche portato dietro, che era caldissimo. Comunque, questo è buonissimo. Non credo ci sia Bath & Body Works in Italia, il che è un peccato perché hanno delle cose profumatissime e anche di buoni prezzi. Poi, per quanto riguarda i capelli, l'ultima categoria è un po' particolare, poi passiamo direttamente al make-up. Per quanto riguarda i capelli, ho solo due preferiti quest'anno e sono la BB Glow. Di Bumble and Bumble, il Blow Dry Accelerator. Anche questo purtroppo non credo sia in Italia. È uno spray da mettere prima per protettivo del calore, da mettere prima di asciugarsi i capelli o anche quando si fa la piega, i boccoli, qualsiasi cosa. E questo in particolare dice di accelerare l'asciugatura, quello non ho proprio visto, e contiene miele, vi sentite proprio i capelli, restano proprio più morbidi, più belli. E l'altro prodotto di capelli che mi è piaciuto quest'anno è di Bad Head TG Lead Rush, questo ve l'ho mostrato già, questo qua è uno di quei di quegli spray che lasciano questo finish non bagnato, ma molto setoso e brillante, ecco. Ok, detto questo, passiamo al make-up. Sposto un secondo queste cosine di qua. Allora, per quanto riguarda il make-up, partiamo dalla base, primer. Il primer che mi è piaciuto di più quest'anno è di Becca ed è Lever Matte Poreless Priming. Questo è una mini taglia e questo è molto particolare, va bene solo se avete una pelle grassa. È molto particolare perché ne basta veramente pochissimo, voi lo potete mettere sotto al trucco e subito vedete. Ad esempio, io non sono mai totalmente. Il mio viso non è mai totalmente matte, mai, neanche quando non ho trucco, non ho crema, non è mai totalmente matte. E questo vedete subito che si opacizza e potete anche utilizzarlo quando non indossate il make-up. E la cosa bella di questo è che potete portarlo in borsetta e potete ritoccarlo sopra il trucco e funziona una meraviglia. E un'altra honorable mention va a quello di mi dimentico sempre il nome, dovrebbe essere il Professional di Benefit, non tanto per l'opacizzare, ma più per riempire i pori, diciamo. Poi, per quanto riguarda correttori, il mio preferito di quest'anno è stato l'Instant Anti-Age di Maybelline e
E questo è un altro che mi è stato regalato, ma ne ho utilizzato uno intero quest'anno e mi è piaciuto veramente tanto. Poi, per quanto riguarda il fondotinta, preferito di quest'anno è stato il Kat Von D Lock It. E questo mi piace perché ha sulla mia pelle dura veramente tanto, ha una bella copertura. Forse mi piacerebbe avesse la stessa coprenza ma con un effetto un filino più naturale, perché appena messo può risultare un po' finto. Però per me, che ho una pelle che tende a lucidarsi molto velocemente, questo nel giro di un'ora o due è veramente carino. È anche il fondotinta che ho utilizzato al mio matrimonio. Sapete quanto lunghi sono i matrimoni, quanto suda la sposa durante il suo matrimonio, quindi soprattutto se è in estate. Ed è durato veramente bene. Poi abbiamo blush. Per quanto riguarda il blush, il mio preferito in crema è stato quello di Essence Come to Town, quello che è nel mio project pen. E questa era un'edizione limitata natalizia, però se ne trovate degli altri fatti così da di Essence, prendeteli perché sono veramente belli e a questo tipo di finish cream to powder che è veramente bellino e anche se è rosso si sfuma veramente molto molto facilmente da questo effetto naturale. Lo sto indossando anche oggi sotto, so neanche se riusciate a vederlo perché è molto naturale, sotto al mio blush in polvere. Poi, per quanto riguarda, vediamo cos'altro. Parliamo di sempre base, contouring, correttori, fondotinta. La palette di RCMA. Questa palettina qua, la vedete che l'ho usata. E questa è una bella palette perché potete farci di tutto, la uso per il contouring, potete usarla per un correttore molto molto fine e naturale, potete anche usarla come fondotinta, quindi una palette multiuso, avete un sacco di colori, potete mischiare assieme, e potete usare diversi tipi per le diverse stagioni dell'anno se cambiate molto colore durante l'anno. Poi la cipria di sempre di RCMA e l'ho messa qui. Questa è la cipria trasparente che hanno e ne ho un pochino qui, ne ho un barattolone gigante. È bella, è molto setosa. Mi ricorda quella di Shiseido, che mi era piaciuta tanto perché adesso non so perché cambiano sempre le formulazioni, ma mi ricordo all'epoca avevo preso la cipria libera di Chanel e mi era piaciuta zero, non mi era proprio piaciuta perché era una polvere molto molto secca. Invece quella di Shiseido è proprio setosa, morbida e mi ricorda molto questa qua di RCMA, che costa molto meno. Potete comprarla in quantità industriali perché la vendono proprio con questi barattoloni giganti. Poi, per quanto riguarda il bronzer, il mio preferito di quest'anno è il Laguna di NARS. Questo è il mio secondo Laguna di NARS. È veramente bello, molto naturale, va bene su pelli chiare e ha questo quasi un pochino shimmer ed ha questo colorito super naturale, è stupendo. Io lo tengo sempre nelle scatoline perché non vorrei che il packaging mi diventasse tutto gomosetto come succede a questi packaging di NARS e di altri fatti così in silicone.
Allora, poi, per il blush in polvere, con tutti i miei blush, mi stupisce il fatto che io sappia in 10 secondi qual è il mio preferito, considerando che ne ho una ventina. Ma il mio blush preferito, questo l'ho depottato, è di Smashbox ed è un blush brush e questo è nel colore Crush. Lo so che è un po' uno scioglilingua, però se riuscite a vedere lì dietro. E questo dà il suo meglio quando avete un po' di abbronzatura. È un blush un po' caldo, un po' mauve, è molto molto bello. Non saprei come altro descriverlo, è anche un pochino shimmerino, quindi illumina anche, è veramente particolare nel suo genere. Non vedrete niente perché l'ho applicato veramente con una mano molto molto leggera. Ok, mettiamo via questo blush prima di fare dei casini e distruggere tutto. L'illuminante preferito è quello che ho nel Project Pen ed è di Prestige. Questa è la linea Skin Loving Minerals. Una volta questo qua l'ho preso quando li vendevano dove avevano bigiotteria. Negozietti di bigiotteria avevano la marca Prestige. Non so adesso dove li possiate trovare, vedo che hanno ancora il sito, quindi ci sono ancora questi prodotti. Però è un illuminante champagne, è super morbido, vedete io quanto l'ho utilizzato, appunto perché è il mio preferito. È super morbido, ai tempi dicevano che fosse un dupe di quello di MAC. Mi sfugge il nome. Che ce l'ho anche quello. È il Candlelight. Cos'è il Candlelight? Se mi sbaglio, lo metterò qui sotto il nome giusto. Ma in realtà io ho anche l'altro, ho preso anche l'altro. Ma in realtà tra i due preferisco questo perché è una polvere veramente fine, molto più fine di quella di MAC. Ed è proprio bello perché a me piace metterne un po' di più, soprattutto qui sulle guance. E dà questo, in camera è difficile vedere, ma dà questo effetto bagnato quasi. Se voi ne date una passata avete un effetto più naturale, ma se ne date due dà questo effetto quasi bagnato che è molto molto bello. Credo fosse in tre colorazioni, tra l'altro, questo dovrebbe essere quello più chiaro. Poi, per quanto riguarda il primer occhi, il preferito di quest'anno è stato, è rimasta la Urban Decay, la Eyeshadow Primer Potion, che dire, non è perfetta, ma è molto buona. Un'altra molto buona è quella di Too Faced, la Shadow Insurance. Non trovo molta differenza tra le due, quindi secondo me una vale l'altra. Poi, per le sopracciglia, il mio prodotto preferito di quest'anno è stato di Benefit il Ready Set Brow. Ready Set Brow è fantastico perché tiene le sopracciglia dove le mettete, loro stanno tutto il giorno. È veramente fantastico. Adesso ho preso quello di Anastasia Beverly Hills e me ne sono pentita perché forse lo vedete dalle mie sopracciglia ultimamente, hanno avuto giornate migliori. Perché non è assolutamente all'altezza, quindi credo che appena finirò quello di Anastasia tornerò a questo. Poi, per quanto riguarda le palette occhi, allora vi dico che molte di quelle nuove che ho ricevuto quest'anno sono arrivate appunto tra novembre e dicembre e non le ho incluse in questo. Ho deciso di includere questa qui come mia preferita dell'anno, che invece è arrivata l'anno scorso in primavera ed è la famosissima Modern Renaissance di Anastasia. Ve la faccio vedere, ma l'avrete vista un miliardo e più di volte. E niente, ho messo questa come mia preferita perché
Mi piacciono tutti i colori, mi piace qualsiasi look che faccio con questa, mi piace il fatto che i colori sono caldi e mi mancavano dei colori caldi nella mia collezione e questa mi ha salvato in poche parole. Ed è veramente bella, la qualità degli ombretti è ottima e nonostante io l'abbia usata molto, come dire, in modo moderato, perché l'ho tenuta sempre per occasioni speciali. Potete vedere che c'è un bel utilizzo. Molto molto bella. Poi, per quanto riguarda il mascara, il preferito di quest'anno è stato l'Essence Multi Action Mascara, che ho finito ed è molto buono, mi piace molto, economico, quindi potete andare sul sicuro. Vediamo se ho saltato qualcosa. Per quanto riguarda gli eyeliner, quest'anno mi sono piaciuti questi di Fenty. Questa è la confezioncina, sono tre eyeliner. Io ho scelto il kit che viene con il colore rosa, bianco e giallo. Ne volevo uno bianco da tanto tempo e sono veramente belli coprenti. L'unica cosa che non mi piace è l'applicatore. L'applicatore veramente no, però sono proprio bellini. Vi faccio uno swatchino al volo. Sono coprenti, sono belli d'estate e volevo proprio prendermi un bianco e un giallo. Poi insieme c'era il rosa, del quale non ero sicura, però ho visto diversi look fatti con il rosa e ho detto perché no. Della verità, forse il rosa non l'ho ancora provato su di me, forse una volta. Però sono molto belli e coprenti. Eccoli qua. Soprattutto se ci usate insieme un eyeliner nero, molto bello. Poi, per quanto riguarda matite, prodotti labbra, preferiti di quest'anno sono due e sono la matita labbra di Shiseido. La mia è in condizioni veramente poverina. Però queste matite labbra di Shiseido sono ottime perché sono. Mi piace il fatto che siano super super morbide. Cioè, se voi volete potete anche utilizzare solo questa senza mettere un rossetto, non lucido labbra, niente. Sono veramente belline. Tornassi indietro non sceglierei questo colore perché è molto rosato, però qualcosa di un po' più. Con una punta più di marrone. E il mio rossetto liquido preferito, che purtroppo era un'edizione limitata, questo era per l'anniversario dei 20 anni, Super Duper Less is Better Matte Lipstick. Non so se vi ricordate questa collezione, ha un po' di tempo. E il colore che piace a me è il numero 3, Essential Rose. E questo è il rossetto che io ho usato per il mio matrimonio. E ho cercato questo colore tantissimo. Nel senso, avevo questo colore in testa, ma non sapevo dove trovarlo, ed era il colore che volevo appunto utilizzare per il mio matrimonio. E vi dico che ho guardato tutte le marche, da Dior, Chanel, MAC, qualsiasi cosa, e non riuscivo a trovare il colore che mi interessava. E alla fine l'ho trovato in un'edizione limitata di Kiko. A parte che la qualità è molto buona, ma il colore è proprio quello che cercavo. Ha questa consistenza quasi in mousse che mi ricorda un po' quelli di Anastasia Beverly Hills. È molto molto bello. Se avete visto il video del mio matrimonio, forse non so se riesce a vedere perché quando vi fanno le foto vi chiedono di baciarvi 850 volte, c'è sempre qualcuno che dice bacio, bacio. Però sì, effettivamente ce l'avevo. Non ce l'avevo durante la preparazione perché dovevo ancora metterlo. E non l'ho mai ritoccato per tutto il giorno. Ultima cosa, abbiamo lo spray fissante. Il mio preferito di quest'anno è di Cover FX ed è il Mattifying Setting Spray. Non so se hanno Cover FX in Italia. Qui si trova molto facilmente, lo vendono da Sephora. E qui, per cui intendo Stati Uniti. Mi
piace molto, non è proprio, non è perfetto, ma è il mio preferito al momento perché appunto fa questo effetto molto molto matte, che all'inizio per le ondate sembra anche troppo matte, però per me è una cosa positiva perché appunto so che in 1 o 2 ore sarà perfetto, quindi molto buono. Lo preferisco all'All Nighter, che secondo me fa poco nulla per tenere la lucidità. E niente, per oggi è tutto. Questi sono i miei preferiti per il 2019. Vediamo cosa ci riserverà l'anno prossimo. Credo che molti di questi saranno spodestati, anche se alcuni sono dei preferiti che ho da molto tempo. E fatemi sapere quali sono i vostri preferiti. Mi piacerebbe molto sapere quali sono i vostri preferiti, così so anche cosa devo provare. E vi saluto e ci vediamo presto. Ciao!